Bentornati a una nuova puntata. Oggi voglio tornare a parlarvi del Virtual Boy. Lo so, vi ho già mostrato un paio di giochi che erano tra l'altro buoni, ma questo gioco qua che voglio mostrarvi è forse considerato da tanti come uno dei migliori platform rilasciati su questa sottovalutata console. E tra l'altro devo dire che mi ricorda tanto un po' il gioco per Game Boy, quello bianco e nero. Ma del resto questa è una bella riedizione, divertente e difficile. A cuore il cattivo Wario! Lo so amici, quando si tratta del Virtual Boy, tutti pensiamo, è una console di merda, non vale niente. In effetti è vero, era brutta, ma se si deve cercare dentro di essa dei giochi validi, se ne trova qualcuno. E infatti, il gioco che voglio presentarvi è stato uno dei giochi di lancio della console stessa e tra l'altro, da molti critici è stato definito come il gioco più bello rilasciato sulla console, Virtual Boy Wario Land. La storia del gioco è semplicissima, ci viene spiegata dalla breve cutscene introduttiva presente nella cartuccia. Mitico! Wario si sveglia nella giungla e vede che dei mostri mascherati l'hanno preso, li insegue fino ad entrare in una caverna e scopre che c'è un grande tesoro. Lui cerca di rubarlo, ma finirà in un brutto labirinto sotterraneo, compito suo scappare da quell'area. Storia semplicissima e stupida, del resto non è molto importante. C'è una piccola curiosità, questo gioco si doveva chiamare Wario Cruise, ma poco prima dell'arrivo nei negozi cambiarono il nome all'improvviso, ma non è importante. Vediamo invece da vicino la grafica per prima cosa. E ovviamente partiamo alla grande. Lo so, siamo sul Virtual Boy, vediamo tutto rosso, ma qua bisogna dire che, nonostante tutto, sono stati realizzati abbastanza bene le ambientazioni. Molto stile Wario, anzi stile Mario direi, e anche originali ovviamente. Non si ispirano per niente ad altri giochi della serie di Wario, e tra l'altro poi anche addirittura gli oggetti, c'hanno degli elementi 2D che li fanno quasi sembrare tridimensionali, e questo non stona per niente. E anche i personaggi poi, ben disegnati, superano di gran lunga quelli rappresentati nei giochi per Game Boy, è vero, e sono anche ottimamente animati. Insomma, una grafica che può piacere. Poi per l'audio, non è che c'è molto da dire. Abbiamo effetti sonori che sfruttano molto bene i chip audio della console stessa e sono molto superiori rispetto a quelli di un Game Boy, meno male. E anche per quanto riguarda le musichette di sottofondo, sono semplici temi musicali d'accompagnamento, cioè ovviamente niente di straordinario, ma sono orecchiabili per un gioco del genere. Tra l'altro siamo su un simil Game Boy. Ovviamente, per la giocabilità che vi devo dire, questo Wario Land è un platform a scorrimento orizzontale, proprio come nell'episodio per Game Boy Wario Land Super Mario Land 3. In pratica, come nel precedente gioco, qua deve collezionare diverse monete che serviranno per vincere dei premi speciali, poi deve prendere anche addirittura dei potenziamenti che sono cappelli soprattutto, che gli serviranno per uccidere gli avversari o anche distruggere oggetti, come ad esempio il cappello del drago, il cappello del toro, dell'aquila o del re drago. Insomma, cappelli con una certa potenza, e se viene colpito il nostro personaggio lo perde e diventa piccolo, e basta che viene colpito una seconda volta e muore. Quindi la cosa migliore è stare molto attenti, perché certi avversari ci colpiranno a tradimento, senza che noi riusciamo a capire qual è il loro punto debole. Poi, quando noi arriviamo alla fine di un livello, che dobbiamo aver raccolto una chiave, che bisogna trovarla per forza, bisogna esplorare bene il livello,
arriviamo in una sorta di livello in cui ci sono mini giochi in cui possiamo scommettere i nostri soldi e vincere un bel po'. E non è facile, non è come nella versione per Game Boy, ma è molto complicato cercare di farcela. Poi dovete tenere presente che, qual è la novità che hanno introdotto in questo gioco? Che a volte un livello è strutturato in più livelli, nel senso, possiamo prendere una rampa che ci fa andare più in lontananza per cercare di trovare altri oggetti importanti o altri segreti. Insomma, serve soprattutto per cercare di far reinventare il gioco un po' più vario. E questo gioco è anche abbastanza lunghetto, non è facile arrivare alla fine. Poi anche cercare di capire bene come funziona all'inizio non è facile, perché abbiamo il pad del Virtual Boy che non funziona sempre bene, ma se lo giocate in emulazioni potrebbe funzionare alla grande, soprattutto se a voi piace giocare a questi bei platform. Il mio consiglio è di recuperarlo, è una valida alternativa all'episodio per Game Boy Super Mario Land 3, che in realtà sarebbe Wario Land. E considerate che non annoia. Ci vediamo domani, amici!